Sette mesi fa Simone e Ivan, entrambi 23enni, grazie alla legge Cirinna, si sono uniti civilmente, diventando la coppia omosessuale più giovane d'Italia. Lui è molto emozionato, lui è molto timido, molto più chiuso, più riservato, è più pacato, invece sono più ruento. Oggi i due ragazzi hanno preso una decisione importantissima, quella di adottare un figlio. A settembre sposterò la mia residenza a Barcellona. In Italia, infatti, non è possibile per una coppia omosessuale adottare un bambino. Una volta avuto questo breve periodo che sto lì in circa 6 mesi, posso richiedere il riconoscimento del nostro matrimonio e da lì poi inoltre la richiesta per l'adozione. Avete pensato che questo bambino possa avere bisogno di una madre? Sono delle idee, comunque sia, non serve per forza una madre o un padre per crescere. Io sono cresciuto veramente con una madre, i miei amici sono cresciuti veramente con un padre. Quando lui vi chiederà come mai io non ho una famiglia tradizionale ma ho una famiglia omosessuale? Mi si spiegherà che ci sono persone che hanno due papà, persone che hanno due mamme, persone che hanno una madre e un padre. Non pensate che secondo voi sia troppo presto, la società non sia pronta per affrontare una cosa del genere? Se un bambino manda una maestra e gli fa una domanda del genere, la maestra anche deve comunque sia dare una determinata risposta. Noi possiamo dargli tutto il supporto possibile in famiglia, comunque sia a due papà ma anche due nonne. Chi è che farà quelle cose che fa esclusivamente la donna? L'uomo si è rivisto il concetto di uomo, nel senso non c'è più la donna, donna, l'uomo, uomo. Uno di voi però dovrà rinunciare anche un po' al lavoro, soprattutto all'inizio, no? Io sì, però appunto ho due negozi che mi permettono di poter saltare quando voglio.